Pistoia si prepara a festeggiare il Natale. Sabato 3 dicembre è prevista l'accensione delle luminarie e dell'albero in Piazza Duomo. Quest'anno è previsto un occhio al risparmio energetico con lo spegnimento delle luminarie a luna di notte, mentre gli alberelli saranno addobbati non con le lucine ma con i decori realizzati dagli alunni delle scuole pistoiesi. In Piazza San Francesco poi torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Di difficoltà ce ne sono tante, ma non devono spaventarci, quindi bisogna sempre pensare al futuro e guardare al futuro. Natale vuol dire anche socializzare, stare insieme, vuol dire avere l'occasione anche di vedere un bello spettacolo, di danza, al teatro, vivere la città nel centro storico con tutte le iniziative, le luminarie e tutti quei partner che sono tanti, anche gli sponsor che ringrazio, che hanno voluto con noi costruire dei momenti di felicità e spensieratezza per i nostri concittadini. Rispetto anche con questo spirito si risponde alla crisi, cercando di andare avanti, proponendo, inventandosi e dando anche una ventata di speranza. Finalmente dopo 2 anni torna un Natale, diciamo, normale anche a Pistoia, e per salutarlo abbiamo voluto introdurre alcune novità nel nostro calendario, oltre ovviamente alle luminarie, l'accensione dell'albero, il verde. Avremo anche i mercatini di Natale tutti gli weekend in piazza dell'Ospedale del Ceppo e uno spettacolo di videomapping dell'associazione Speakeasy in piazza del Duomo per circa 10 giorni.